Stiamo arrivando, credo, a un compromesso interessante di mettere insieme la TARES, la componente immobiliare della TARES con l'IMU, di fare in modo che vi sia un'unica service tax che si paga peraltro in tutti i paesi del mondo, diciamo ai paesi sviluppati, e quindi stiamo arrivando lì. Ora il tema è le coperture rispetto a una copertura completa o se invece ci concentriamo sul 70% degli italiani a cui possiamo evitare di far pagare l'IMU e invece l'altro 30% di continuare invece a pagare una tassa immobiliare per i servizi indivisibili. Io sono della seconda ipotesi, c'è chi invece ancora è attaccato alla prima, cioè di cancellare l'IMU per tutti. Io credo che invece si possa chiedere in un momento così a coloro che hanno le possibilità di continuare a contribuire ai bilanci dei loro comuni, visto che hanno la possibilità poi di utilizzare il principio liberale che veniva citato da Bonanni anche poco fa, cioè vedo, pago e voto, no? Quindi l'IMU è una tassa che lasciata nella piena disponibilità dei comuni consente al cittadino poi di e in particolare al cittadino facoltoso che credo abbia più interesse ad avere buone strade, buone scuole, buoni parchi puliti piuttosto che a risparmiare 400 euro all'anno di IMU, francamente, costa meno dell'abbonamento alle TV private, insomma. Quindi rimaniamo ancora con una certa differenza di impostazione. Io credo che il Paese non si possa permettere di buttare via più di 1,5 miliardi in questo momento con le emergenze che abbiamo sugli esodati, la cassa integrazione. E quindi c'è ancora qualche giorno di tempo per provare a capire dove troveremo. Però, insomma, rispetteremo senz'altro l'impegno di revisionare l'imposta.